Ritorna a Cermignano per questo fine settimana l'Usant'Antonia, 24esima edizione della manifestazione popolare dedicata ad uno dei santi più amati d'Abruzzo. Gruppi folcloristici itineranti rievocheranno le tentazioni dell'eremita e l'eterna lotta tra bene e il male, attraverso la mostra dei carri dipinti, i tradizionali canti di Questua e l'Icillit di Sant'Antonio. Sarebbe stata la 25esima edizione, la 24esima perché l'anno scorso, per i noti, diciamo, tra terremoti, neve e quant'altro, siamo stati costretti a annullare la manifestazione. Quest'anno ci riproviamo con tanto entusiasmo, fiduciosi che, diciamo, la gente, le persone, come negli anni passati, verranno numerosi a Cermignano per rivivere questa bella manifestazione. Siamo fermamente convinti che la conoscenza della storia della tradizione è molto importante e quindi abbiamo organizzato questa manifestazione legandola appunto, perché essenzialmente il tema è canti di Questua e di Sant'Antonio Abate, quindi i gruppi canori spontanei o quelli che più o meno si riuniscono anche per aspetti di amicizia o di altri interessi vengono sulle nostre piazzette a cantare i canti di Questua, che sono antichissimi perché già all'epoca latina Ovidio ne parla. In questa occasione noi abbiamo valorizzato un prodotto di nicchia del nostro comune di Cermignano, che è l'uccelletto di Sant'Antonio. Il segreto è proprio la semplicità, nel senso che questo nasce proprio come un prodotto tipico e povero soprattutto, quindi la ricetta è molto semplice: farina, olio, vino, marmellata d'uva ovviamente all'interno, e poi la particolarità è nel modo come viene confezionato, diciamo, nel senso che poi a mano viene con le forbici uno ad uno, viene decorato o ricamato, se così vogliamo dire.